Ciao a tutti, siamo con Ivan Canistrai che ha fatto oggi top 32 con l'USS di Milano. Con quante parti si inizierà? Ho fatto 9-1-1. E perso contro? Ho perso primo round contro Marinches. Marinches, benissimo. Che match hai giocato, Ivan? Sky Orcus, cosa ne pensi di questo match? Ci sei trovato bene? Il mazzo più forte del meta sicuramente, uno dei più forti che gioca da tanti anni a questa parte. Ok, perfetto. Niente da dire. Allora, per i mostri abbiamo standard reparto Orcus, 3 arpe, 3 nightmare, 2 scheletri, bombard, e poi abbiamo la bacchetta e Orochi. Questo per quanto concerne il reparto Orcus, non gioco HT, gioco la versione che pesca tanto, quindi bombard è una carta in questa versione molto forte, perché lei con qualsiasi altro posto in mano, giocando l'incuribo di extra, fa partenza. Inoltre poi c'è un'altra cosa carina che si può fare in una situazione di brick: lui più engage fa partenza Orcus, non quella di mascherena, ma partenza Orcus. Questo giocando l'incuribo di extra, quindi mi ha convinto e l'ho voluto giocare. Poi vabbè, sul resto niente da dire. Ti è piaciuto quindi? Da morire. Vabbè, Jitsmek è una carta senza senso che entra vita natural durante, però vabbè. E poi le uniche normali che ho giocato sono Armageddon e Grefer. Il mazzo pesca tantissimo, ovviamente c'è anche Rota. Pescando tanto il mazzo non ha bisogno di giocare matematico né tantomeno riciclatore, visto che va sotto Dirk and Bolly One, carta da cui ho perso quest'oggi, e quindi non ho avuto problemi di normal, ecco, anche perché col bombard stesso mi fa da altro engine normal. Poi per le spell, siccome mi piace pescare tantissimo, gioco 3 Into the Void, 3 Ritorni, 3 Allure e Upstart. Niente da dire. Non ci sono qualificazioni adatte come aggettivi da usare, quindi fortissimo. Posto side going second, tranne quando metti le HT, ti fanno vedere sempre Twin Twister Heavenly e fai sempre engage da 3, fisso. E poi come utility abbiamo Foolish, che fa anche lei da partenza e poi fa target perché spell, 2 calici, non ho inventato niente, già era una cosa che si sa, perché chiaramente hanno più sinergia col fattore spell del mazzo, che ne ha 25. Inoltre non ha le limitazioni, non ha le limitazioni di impermanence, infatti dweller, mascherina, glielo puoi fare sempre indipendentemente dalla condizione di gioco. Poi abbiamo 3 Called by the Grave, così chi vuole fare il furbo e giocare drone perde lo stesso, ma vabbè, scherzo. Fare su Raya fondamentalmente è la cosa più bella, fare su Raya, e poi vabbè, Jack Jaguar e quant'altro, molto forti, molto forti. E poi vabbè, best card in the game proprio by far, triple engage. Che carta, ragazzi, non abbiamo scoperto niente, però in questo format fa la differenza in maniera assoluta, non tanto per il fatto di pescare, che vabbè è buono, ma l'accesso alle carte Sky Striker, sia da primo che da secondo, determina il risultato. Io quasi tutte le partite le ho vinte più di carte Sky Striker che di Enjoy Noctus. E come target abbiamo Afterburners, Ancora, Shark Cannon, Droni, e mi è mancata la seconda Shark Cannon. Tornando indietro probabilmente cercherei di farne entrare un'altra tra main e side, perché sarebbe bello pescarla piuttosto che dovertela dare in molte situazioni, anche perché è una carta che ti fa baitare Interruption in Mirror, e contro Sky ti fa accedere a Kagari, e contro Sala è un'ennesima Golded esercitabile, quindi probabilmente farei modo di giocarne due in futuro. L'unico ripensamento che ho sarebbe questo, però carte più forti del torneo. E poi le due utili di Orcus, che sono Babelle, che vabbè, con la mascherina parla da sola, e Crescendo, che la pesco quasi sempre nelle prime 5 carte, meglio così, ma insomma mica tanto. Non vedo i peschini per vedere questa, vorrei fare che sia Allure più spesso, però va bene. 40 spaccate, ragazzi. Poi andiamo all'extra, vabbè, Token Sky Striker, andiamo veloce, e abbiamo le carte Orcus,
tripla Galatea, Longi, doppio Dingy, ovviamente stable, niente da dire. Poi abbiamo best card going first, utility, due Nightmare che da secondo fanno la differenza e lui funziona anche con lei ovviamente. Poi abbiamo, quando bricchi male vuoi giocare lo stesso, fai lui, scarti e giochi, anche macchina, oscurità, quindi non dà problemi con gli Orcus. L'Incuribu, proprio perché gioco Bombard e per fare la partenza, perché riesce a fare, riesce a chiudere con quelle due carte sempre, Longirsu, Galatea, Babele e Crescendo, quindi non è male. E poi la Kagari per l'Angel Sky e i boss monster, Zeroboros che diventa infinito. Hai sentito la mancanza di Trisbaena per caso? Sì, se avessi giocato Trisbaena in top 32 avrei vinto sia la prima che la seconda. In altre partite sentivo la mancanza? In altre partite ne sentivo la mancanza? Magari a volte, ma l'ho potuto sovvertire con altro comunque. Però la reale mancanza l'ho sentita in top 32. Però non ci sono carte da togliere, quindi non lo so. Andiamo in questa versione. Nella side abbiamo 3 Lancea, Mirror, Thunder Dragon combo, 3 Nibiru principalmente per Sala, però lo sito anche contro i combo ovviamente. Questa carta ho vinto sia contro Thunder Combo che contro Salaman Great. Dark Ruler No More per combo, Pendolo, Luna Light Orcus, Thunder Dragon Combo, tutti quelli che spammano e sciamano mostri. E poi 8 verso Backrow, che sono 3 Twin Twister, Jamming, fortissimo, ad esserciare di engage. E poi per fare posto a lei, doppia Evelyn. Comunque sono carte che da secondo rimangono dentro con le Into the Void e con tutti i peschini che abbiamo, engage, sono carte che generalmente si vedono. Infatti ho giocato contro in Svizzera contro 5 Sky Striker e ho vinto contro tutti, perché comunque le vedi sempre. Cambieresti qualcosa nel mazzo? Cercherei di fare posto a Trisbaena se possibile e alla seconda Shark Cannon, ma diciamo, giusto per essere puntigliosi, per il mazzo ha workato perfettamente. Poi la mia sfortuna non c'è, è un'altra cosa. Volevo ringraziare il mio team ovviamente, Team Proteus, e gli amici che mi hanno prestato le carte come l'Into the Void, Carlo Alberto Marino in particolar modo, che è una carta essenziale, l'Evelyn, Carlo Mugno in particolar modo. Per il resto, peccato, perché era vincibile tranquillamente la partita in top 32, però è andata così, va bene lo stesso. Pigliamo il buono e andiamo avanti. Va bene, Ivan, ti ringraziamo, al prossimo.